Oggi la giornata dei piloti, ho fatto qualche intervento su questi due e abbiamo l'Autohelm ST7000 che è il più vecchio che abbiano mai fatto, sarà il primissimo o il secondo modello, un ST6001 Raymarine e un Autohelm ST4000 che è quello di un cliente che mi ha mandato a sistemarlo ed era l'unica unità che avevo a casa che potevo accettare, perché questi sono solo display, no? E sono nati per comandare una centralina di un pilota tipo S3 e così via, e quest'altro lo stesso. In questo caso sono collegati come display, come unità di comando per comandarmi quello, così quando dai standby quello lo vede come pilota principale e questi li vede solo come ripetitori. Ed è anche giusto perché sono normalmente solo ripetitori. E quindi per provare il funzionamento e tutto quanto li ho collegati e mi sono usato quello come master, come unità principale. Quindi se ti ritrovi che c'è uno di questi e non sai se funziona o non funziona, però il vicino di barca non ha un S3 per andare a provarlo. C'è un ST4000, per esempio. Non fai altro che prendere il cavo da Seatalk. Io in questo momento ce l'ho su un Faston volante in laboratorio, perché intanto sono diversi. Questi vecchi dei Autohelm erano a tre tondi, i spinottini, mentre i Seatalk della Raymarine sono così. O addirittura puoi avere, puoi trovare a bordo che ha un Raymarine con spur, e a quel punto il rosso è il positivo. Questo è più difficile perché dovresti avere un connettorino. La calza la lasciamo stare, non è come qui dove la calza è negativo, il nero è negativo e il giallo è il Seatalk, rosso, giallo e nero, mentre in questi normali nella Raymarine è rosso, nero, è rosso calza e giallo. Questo va a posto suo. E quindi non fai altro che prendere i tre. Questo è saltato. Collegarlo dall'altra parte, perché l'ST4000 intanto ha due Seatalk, che sono i collegamenti Seatalk, oltre alla bussola e così via. Normalmente ST4000 lo ritrovi nelle barche con i due tappi infilati al posto dei spinottini. Quindi basta togliere il tappo, anche con dei Faston piccolini vai a infilarli dentro e ti fai il ponte fra uno e l'altro. Così, se hai un S3 a bordo, un ST6001, un ST7000 e così via, o un qualunque serie di pilota con display e unità di comando separati, te lo puoi provare, perché questi ST4000 e ST5000 hanno tutto integrato, anche la parte di comando motore, mentre negli altri non hai la parte comando motore, la parte di potenza, lettura bussola e così via.